Bentornati ragazzi sul canale, è passata una settimana, ero a Mantova ed eccomi qui di nuovo a Mantova, sempre da Luigi e Stefania. Ora ragazzi, oggi vedremo qualcosa di fantastico. Dietro questo armadio c'è quello che avete un po' visto nell'anticipazione dell'immagine che presentava il video, ma non voglio dire niente senza aprire l'armadio, non lo farò io, non sono a casa mia e invito Luigi a rientrare in scena. Caro ciao Luigi. Gianni, allora eccomi. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. No, saluta gli amici del canale innanzitutto. Qui. Ciao a tutti gli amici, sono qui con Gianni che è venuto ancora a Mantova per fare video dedicati. Bravo, questo, bravo. E questo è importante. Qui c'è un armadio che fra un po' apriremo. Lo apriamo subito, che apriamo dici? Subito, apriamo no, subito. Fra 4 secondi il tempo di iscrivervi al canale. Esatto. Luigi, a te l'onore. Apriamo è casa parte, tua, è casa parte. Tua. Apriamo l'armadio. Ecco, l'armadio due ante. Questo è l'armadio che contiene il boiler e tutto ciò che serve per farlo funzionare. Qual è la sorpresa, la novità di questa tua invenzione? Invenzione? Io ho pensato di fare un boiler alimentato a corrente continua per evitare inverter e tutto quello che può essere collegato all'inverter con la gestione. E quindi a corrente continua ho visto che funziona molto bene, scalda l'acqua a temperatura anche fino a 80 gradi tranquillamente con un piccolo impianto di pannelli solari dedicato alla fine sul tetto. Quindi questo è impianto con pannelli dedicati, acqua calda a sì. 80 gradi, sono 80 litri questi? Questi sono 100 litri. 100 litri sì. Di acqua calda a 80 gradi, sì, ne fai 500 a temperatura. Esatto, perché viene mitigata, diciamo esce a 40 gradi, quindi sì. Di acqua calda a 40 gradi ne ho tanta. E adesso vedremo tutto ciò che compone questo impianto, ragazzi, molto semplice, e però con delle finezze che Luigi è riuscito a... Insomma, ve le faccio vedere tutte avvicinando alla telecamera. Buona visione. Allora Luigi, eccoci qua nel tuo armadio. Sì. Descrivici un po' il tutto perché è un impianto molto semplice ma con ingegno, quindi complimenti. Sì. Partiamo da qua. Batterie, cosa hai usato? Batterie sono le batterie LiFePO 4, sempre della Mani. Sì. Da 155 ampere. Sono messe a 1P, 16 celle praticamente. Quindi 48 volt anche questo come impianto. 48 volt. Qui vedo di fianco dei voltmetri, cosa servono? Sì. Questo è un'indicazione su quanto è una cella, quanto sono 4 celle, 8 celle e 12 celle. Ecco, questo mi fa paura, perché hai messo questo? Diccelo, perché io lo so già. Non ho messo il BMS. Mamma mia, Luigi. Ho fatto questo, non ho messo il BMS. Come mai? Ma perché ho visto, intanto con l'esperienza di qualche mese, anche di diversi mesi, che le celle non sbilanciano mai, sono sempre molto identiche praticamente. Perfetto. Quindi il BMS mi ha dato qualche problema, un po' perché andava sempre portato ad accenderlo, perché lui sennò non sentiva l'accensione, e qualche surriscaldamento, insomma l'ho eliminato, vado senza BMS. E funziona tutto in maniera stabile. Ragazzi, questo è un... scusate, entro in camera anch'io. Questo è un dato identificativo importante, la qualità delle celle della Mani. E la stabilità del sistema senza BMS mi fa un po' paura. Il BMS, molti di voi fanno domande, lo tolgo? Gianni, io dico sempre no, perché controlla le celle singolarmente. Qui sono state tolte, come nella macchinina elettrica che ho fatto, però è sempre consigliabile il BMS, ok Luigi? Sì, non mi fare da distruggere. No, è sempre consigliabile, però a volte si può anche pensare di fare qualcosa senza BMS. In questo caso questo uno ci si affida alla carica delle Pever, e lui non sbaglia di una virgola. Quanto riguarda fantastico. La carica è lo stop della carica. Sì. Quando le batterie sono piene lui chiude, non le carica sì. Mai sopra me. E chiaramente? E ci si affida al dry contact in caso di scarica. Perfetto, quando l'equalizzatore attivo che dici? E l'equalizzatore attivo. Quello importante sempre ragazzi, inserito. Zero BMS, ma l'equalizzatore esatto. Attivo che a fronte di discrepanze lui aggiusta sempre le celle. Esatto. Grazie, questa è una cosa molto intelligente. Ragazzi, stiamo usando batterie senza BMS, risparmio economico e nel contempo un accrocco in meno da montare. Esatto. Ok, dipende da voi la scelta ragazzi, Luigi l'ha fatta, io l'ho sì. Fatto sulla macchinina, vedete voi cosa fare. Andiamo avanti con le spiegazioni. Allora Luigi, riprendi la spiegazione. Sì, dicevamo del BMS che non è stato messo, io mi fido di questo bilanciatore attivo che mi bilancia le celle costantemente. Mi fido della regolazione della carica alle Pever che mi chiude la corrente ai 55 volt che ho stabilito. E mi fido del dry contact che mi scollega tutto ai 48 volt
con le batterie scariche. Perfetto, quindi hai il bilanciamento, lo stacco della batteria al minimo e le pever che non sbaglia un grammo, ok? Esatto. Perfetto. Dopodiché c'è tutto quello che abbiamo visto anche in altri video, il fusibile Megafuse. Megafuse 500A, ok? Esatto. Qui abbiamo un altro tipo di staccabatterie, sempre nautico, sì. Anche questo di, penso di ottima qualità, perché non scalda assolutamente, ha una bella molla potente. Perfetto. E fa il suo lavoro. Ok, anche di questo lo vogliamo i link. Questo è il solito shunt. Shunt, la sua barra equipotenziale. Salendo abbiamo i due SSR che prendono il consenso dallo strumentino che poi vedremo fuori, che regola la temperatura. Sì. Con la ventolina, perché scaldano un pochino, non tanto, perché ne ho messo uno per ogni resistenza da 400, da 500 watt. Quindi qui, Luigi, stiamo svelando una delle cose che hai voluto installare, cioè abbiamo resistenze da 500 watt sul esatto. Boiler, quindi corrente continua. Corrente continua, due resistenze fanno un kilowatt, ogni SSR ne pilota una. Perfetto, perché le messe separate, non tutte su uno solo SSR? Intanto per evitare surriscaldamenti e, diciamo, in inverno qui in pianura padana abbiamo poco sole, posso attaccarne una sola. Ah, quindi tu fai andare, perfetto, mi, sì. Fa, mi scalda l'acqua un po', poi adesso questo inverno sarà di verifica, certo. Perché questo è un impianto che va da circa 6 mesi, sì. E non ho ancora fatto un inverno per vedere come funziona con poco sole, diciamo. Se c'è poco sole ne metto una, al limite 450 watt. Sì, sì, sì. Consumi meno corrente, si può. Scalda più lentamente, esatto. Eccetera. Perfetto. Hai sempre una delle tue palle autoestinguenti del sì, questa l'ho messa qui in uno spazio dove ci può stare un inverter. Ah, perfetto. Quindi se uno volesse. Un domani un inverter, ci sono già i cavi di collegamento con anche i cavi alle barre equipotenziali. E posso attaccare l'inverter che mi può far andare una parte di casa. Sì. Perfetto, quindi qui hai montato anche l'ATS. L'ATS, se l'inverte da corrente scatta subito in UPS. Sì, bene. E un altro SSR che mi può staccare tutto in caso di batterie sempre a 48 volt, lui stacca tutto. Perfetto, questo è funzionante adesso, vedo la luce accesa, quindi l'SSR sì, lì funziona. Sì, è funzionante. Sì. Va bene, a questo punto andiamo a vedere le resistenze sotto il boiler, ok? Sì. Descrivici un attimo la condizione. Questa resistenza l'ho trovata, l'ho messa al posto di quella originale del boiler, al stesso filetto, con resistenza doppia, però senza pozzetto per la sonda di temperatura. E quindi la sonda di temperatura l'ho applicata in testa al boiler. Ok, e vediamola subito. Quindi hai fatto un foro nella carcassa del mantello, diciamo, sei andato oltre la protezione termica, esatto. In schiuma. In testa al boiler c'è un sensore di temperatura che mi dà l'input allo strumentino qui fuori, possiamo già inquadrare. Perfetto, adesso inquadriamo, però voglio far vedere prima questo, il wifi delle pever, ragazzi. Le pever dopo grandi difficoltà aveva fatto questo, aveva iniziato a funzionare, dopodiché hanno messo la chiavetta USB, che è una cosa abominevole. A volte grosse aziende, e lo sapete, scusate che torno in camera, lo sapete come la penso io, ragazzi, una grossa azienda con prodotti fantastici e che praticamente va a creare poi un prodotto aggiuntivo di cui il software fa letteralmente pena. Ebbene, io su questo canale dico, quella chiavetta non funziona, perché nessuno entra su questo canale se non fa prodotti che effettivamente corrispondono all'alta qualità del nome che si è fatto. Qui abbiamo il Pever, prodotto bellissimo, hanno sostituito questo che era fantastico con la chiavettina che invece vediamo come va nel futuro, se migliorano, se no veramente con questo wifi a distanza sulle Pever ci saranno delle problematiche. Andiamo avanti, Luigi, spiegaci allora tutto il funzionamento del pannello. Lo strumento che comanda l'accensione delle resistenze è questo, impostabile sulla temperatura che vogliamo raggiungere e sulla temperatura in cui deve riscaldare. Lui sta segnando quindi la temperatura dell'acqua, adesso siamo quasi a 73 gradi. 73 gradi. Niente male. Questa è la spia che dimostra che stanno dando le resistenze. Perfetto. Qui abbiamo l'assorbimento, adesso siamo verso sera, lui assorbe 1000, l'impianto ne fa quanti? Non leggo. L'impianto sta facendo 770 watt. Il resto lo assorbe dalle batterie.
Perfetto, e queste due spie Qui UPS? abbiamo la carica batterie, che ho delle batterie a 12 volt che sono lì, sono per i servizi, fanno Ah, ok, andare le quindi, ventole, quindi è una niente. cosa Esatto, aggiuntiva di controllo aggiuntiva. delle ventoline, Esatto. eccetera. Queste quando le ventole di raffreddamento accendono, in Sì. base alla temperatura che voglio tenere nell'armadio. Ah, ok, quindi nell'armadio ci sono 32 gradi. In base all'impostazione, le ventole possono partire con questa spia per Esatto, raffreddare, per ok. raffreddare. Per espellere aria calda Sì. dall'armadio, ok. Questo è un riscaldamento sempre applicato a questo strumento che in inverno posso mettere per riscaldare il boxing, in caso andiamo Ok. sotto zero. Al contrario, qui siamo a Mantova, quindi se andiamo sotto Esatto. zero lui spreca un po' di corrente per scaldare l'ambiente. Riscalda con una Ok, resistenza. perfetto. Esatto. E queste delle prese aggiuntive. Esatto. Presa di blackout, se salta la luce in casa, ho una visione qui all'esterno. Sì. Presa di rete, carica batterie. Ah, eccolo qua che funziona quando è acceso. Insomma, sempre che sono un son off, che Ah, posso. sì. Ok, perfetto. Anche questo quadro simpatico, bellino, anche questo volmetro analogico Vintage, vintage. vintage. Ok, bene Luigi, grazie anche di questo. Allora Luigi, cerchiamo di dare una conclusione a questo progetto che è veramente entusiasmante, ragazzi, in corrente continua, senza inverter, eccetera. Cos'è che ti ha spinto a fare questa scelta? Cioè non mettere l'inverter, andare in corrente continua, non mettere il BMS? Parlaci tu. Sì, la scelta è stata data per evitare prima di tutto il consumo che ha l'inverter in stand-by. Un inverter in stand-by 24 ore, se anche ti consuma quei 60 watt, 70, un ibrido, vai sui 1400, Anche 2 kW. 1800, anche 2 kW al Sì. giorno, che io in questo caso li metto in acqua calda. Bravo. E in più non ho la complicanza di un inverter, si guasta oppure tante cose. Sì, semplicità E dell'impianto. Su questo semplicità. canale ho sempre spinto a impianti sobri, cioè io vengo dalle Piombo, quindi due cavi, un Esatto, fusibile. esatto. Certo, ottima E scelta. la resistenza a corrente continua, in effetti, pensavo che non ci fossero, invece ci sono e funzionano bene, funzionano come corrente alternata. Alla fine non cambia nulla. No, L'importante è chiaro. avere i cavi un po' più grossi, perché sono in corrente continua, metti dei cavi importanti, non li attacchi con due filini come la 220. Chiaro, Per il chiaro, resto è chiaro. uguale. Perfetto. Ragazzi, mi sembra che sia un progetto, io direi, riassumendolo in pochissime parole, semplice ed efficace. Ci fa risparmiare corrente invece dell'inverter ibrido e nel contempo facile nella riparazione, perché alla fine si è bruciata la serpentina del boiler, la cambiamo e basta. Il resto Esatto. sono l'affidabilità delle manie. Lui ha detto: ok, sono buono, ho fatto tutti i test del caso, zero BMS, 300 euro risparmiato, 200 a seconda di Eh quello che sì. compravamo. Certo. Andiamo a chiamare Stefania per i saluti finali perché in questo video, ragazzi, non abbiamo fatto una diretta, ma Stefania ci dava i suggerimenti. È stata lei a dire: e poi lo stand-by dell'inverter, diglielo. Ah già, e noi dicevamo qua i due tecnici, no? Ah già, è Allora così. l'unione Cioè, fa la forza. ragazzi, ma qua Mantova mi sta stupendo, ragazzi. Saluti finali. Ragazzi, anche oggi voglio fare i saluti così con Stefania, che è protagonista di questo video e ci ha dato anche dei suggerimenti tecnici molto interessanti. Ed è proprio a lei che voglio fare questa domanda. Stefania, ti fai docce fredde con questo sistema? Ti piace il sistema di tuo marito? Com'è quest'acqua calda sanitaria? Oh, questa acqua calda è fantastica perché da quando ha messo tutto questo sistema, l'acqua calda arriva molto più in fretta nella doccia e molto più calda, per cui non devo tenere l'acqua aperta per molto tempo per avere l'acqua calda. Ecco, grazie Stefania. Questo è interessante, ragazzi, perché un boiler che ha l'acqua a 70-80 gradi, come apri, a parte il primo metro o due di tubi che deve arrivare, è subito bollente, cosa che invece la caldaia progressivamente deve andare a scaldarla. Quindi grazie di questa segnalazione perché è molto importante. Tutto bello, ragazzi. Luigi, corrente continua, Se la semplicità. moglie è contenta, io ho fatto un bel lavoro. Tu sei contento perché la tecnica, diciamo, è soddisfacente. La moglie è Sì. contenta, io non posso che essere super contento. Ragazzi, questo è quello che avviene sul canale Energia Fai da Te. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.